Hey, come va? Sono Alessandro di Squash Milano e in questo video ti spiegherò delle tattiche che puoi utilizzare subito per migliorare la qualità del tuo gioco. Cominciamo con qualcosa di fondamentale. Devi sempre tornare al centro. La ragione è che il centro è il punto più vicino da tutti gli angoli. Stando al centro ti trovi in una corsia preferenziale per raggiungere tutti gli angoli e i lati, infatti puoi raggiungere il muro laterale con uno o al massimo due passi e gli angoli con due o al massimo tre passi. Di conseguenza avrai una scorciatoia per raggiungere tutte le parti del campo, inoltre impedirai al tuo avversario di avere questo vantaggio. Stando al centro forzerai il tuo avversario a posizionarsi o al tuo lato, che è una posizione comunque sfavorevole, oppure dietro, che è una posizione che ti permette di chiudere il punto facendo una smorzata. Se desideri apprendere gli esatti movimenti che devi fare in campo, basta che clicchi nel video qua in sovraimpressione. Quindi, come puoi prendere il controllo del centro? Il modo più facile consiste nell'utilizzare il lungolinea. Il lungolinea è un tiro fantastico, perché praticamente non ha effetti collaterali e con un solo tiro ti permette di mandare il tuo avversario in fondo e di guadagnare il controllo del centro. Posizionando accurati lungolinea nel fondo del campo, non rimarrà altra scelta al tuo avversario che di lasciarti il centro. Questa nozione ci porta alla seconda tattica, che è quella di utilizzare il lungolinea frequentemente e con efficacia. In molte situazioni, se giochi un incrociato, darai un vantaggio al tuo avversario. Questo perché lui potrà fare un passo avanti verso il muro frontale e anticipare il tuo colpo. Utilizzando il lungolinea ciò non può accadere. Se continuerai a utilizzare il lungolinea durante lo scambio, manterrai il tuo avversario nella parte posteriore del campo. Se continui a fare il lungolinea e aspetti che il tuo avversario sbaglia, prima o poi riuscirai a fare un punto, senza rischiare di perderlo. La prossima tattica, che è complementare a quella di utilizzare lungolinea, consiste di alternare tiri lunghi e corti. Ciò che ti consiglio di fare è di utilizzare lungolinea per costruire il tuo gioco e mantenere l'avversario nel fondo. Una volta che il tuo avversario sbaglia un colpo, cioè tira la palla vicino al centro, potrai anticipare la sua palla. Quello che dovrai fare in quel momento sarà fare una palla corta. Come regola generale, prova a chiudere, cioè a smorzare, solo tiri che sono peggiori di quelli che hai fatto tu. Quindi prova a chiudere solo i tiri che riesci ad anticipare. Il prossimo suggerimento è ciò che ti permetterà di comprendere quando utilizzare un tiro lungo o un tiro corto. Questo è: guarda sempre il tuo avversario. Quando giochi a squash, devi sempre mantenere gli occhi sulla palla. Però ci sono due situazioni in cui è importante che tu stia guardando il tuo avversario. Una è quando il tuo avversario deve fare il tiro. La seconda è quando tu devi fare il tiro. Se sei un giocatore di livello intermedio, puoi utilizzare questa semplice nozione per avere un enorme vantaggio sul tuo avversario. Sappi che i tiri dello squash sono determinati dalla posizione del corpo. Di conseguenza, osservando l'orientamento del corpo del tuo avversario, puoi determinare il tiro che sta per fare. Se desideri approfondire questo argomento, puoi cliccare sul video in sovraimpressione. In ogni caso, ciò non vale per un giocatore avanzato. Questo perché gran parte dello squash di un giocatore avanzato consiste nel fingere il proprio movimento del corpo per non essere facilmente leggibile. Infatti, un giocatore avanzato dovrà limitarsi a guardare la pallina, sempre. È altrettanto importante che tu guardi il tuo avversario quando tu devi andare a fare il colpo. Il modo in cui puoi fare questo è che quando sei in movimento per raggiungere la pallina, puoi dare un'occhiata veloce al tuo avversario, di modo da sapere la sua posizione generale. Ciò ti permetterà di capire quali tiri ha senso fare e quali tiri invece è inutile fare. Guardare il tuo avversario, utilizzare il polso e cambiare il tempo in cui colpisci la pallina
sono tutte abilità che devi sviluppare per appieno sfruttare quest'ultima tattica, che è quella di giocare in modo imprevedibile. Ciò che intendo è che ovviamente utilizzerai una struttura e quindi dei solidi principi per costruire il tuo gioco. Costruirai il gioco utilizzando il lungo linea e capitalizzerai i punti utilizzando la smorzata. Però allo stesso modo, per evitare la ripetizione e la prevedibilità, cercherai ogni tanto di seguire il tuo istinto e di fare qualche colpo per lasciare il tuo avversario spiazzato. In ogni caso, non esagerare. Per concludere, voglio raccomandarti di utilizzare questi consigli come semplici nozioni e non come dogmi. Segui il tuo istinto e sviluppa il gioco che preferisci. Ti auguro di allenarti molto e grazie per aver guardato questo video. Se desideri migliorare su tutti i fondamentali dello squash rapidamente, puoi scaricare gratuitamente il mio ebook al link qui sotto. Grazie ancora!